persona che ha impiegato e impiega la sua vita per una missione che è quella di proteggere, informare sul suolo. Quindi è un'impresa difficile, ci racconterà qualche cosa riguardo a questa bellissima attività. È un professore dell'Università di Milano, del Politecnico di Milano, insegna tecnica e pianificazione urbanistica e anche usi del suolo ed effetti ambientali, quindi è un tema molto attuale, non da oggi, da molto tempo, ma oggi più del solito. È attuale in tutto il mondo, è attuale in Italia, è attuale in Trentino e in questi giorni è molto attuale anche in Veneto, per esempio. E diamo la parola al nostro direttore Matteo Viviani e poi all'assessore Giovanna Molinari per un saluto e una presentazione e poi entriamo, ci tuffiamo nell'intelligenza del suolo che è il libro guida che il professor ha scritto insieme a tanti altri articoli e libri e che ci aiuterà a capire che cos'è il suolo e tante altre cose molto interessanti e utili per noi. Grazie. Grazie Luigina, benvenuti a tutti, buonasera anche da parte mia. La scaletta l'ha decisa la Luigina, io devo dare la parola prima all'assessore. Scusa, sì è vero, sei un cavaliere, scusa. No, siccome ci dividiamo la scaletta a vicenda, io ti preparo tutto e poi lei mi detto. E allora ascolta, io così no. Matteo lo stesso. No, io faccio solo un saluto di benvenuto, poi lascio a Giovanna. Che ci tiene tantissimo il ruolo di assessore agli eventi culturali e che diffondono materie di ricerca e momenti anche di incontro con la popolazione e con il pubblico, ci tiene particolarmente lei come la nostra, anche lo staff e la struttura che li cura, e quindi a me fa piacere, ringrazio tutti a partire dalla Giunta che ha queste, che raccoglie e ben volentieri destina anche risorse e spazi per l'ente in queste tematiche, al nostro staff che le costruisce dal punto di vista dei contenuti e in particolare Chiara, Luigina che sono moderare Luigina la serata, ma Giuliana per la gestione del punto lettura, oltre a chi collabora per gli aspetti più tecnici, Enrico, grazie a Minta, Andrea eccetera, vedo anche altri, Valentina dello staff, quindi grazie a tutti. E il nostro ospite questa sera ci stupirà rispetto alle ricchezze del suolo, ma non voglio aggiungere altro. E da parte mia di nuovo un benvenuto, io sono maleducato perché sto qui un po', poi vi devo salutare per un altro impegno, ma se riesco torno perché ho visto che c'è il buffet. No, ci sono anch'io qui. Perché voglio una copia del testo dell'autore e voglio spendere anche del tempo con voi. E quindi grazie, buona serata. Bene, buonasera a tutti anche da parte mia. Io rappresento un po' la giunta del parco che naturalmente vi saluta. E ci tengo, è vero, a questi importantissimi appuntamenti, soprattutto questi del martedì del parco, che già da qualche anno questo meraviglioso staff organizza e propone alla popolazione del parco soprattutto e ai turisti che lo visitano e che lo vivono. E noi siamo sempre in continua ricerca di persone più desiderose di avere una cultura un pochino più approfondita e nonostante la presenza sia sempre molto limitata, continuiamo, perseveriamo. Quindi è già qualche anno che il parco organizza questi incontri così chiamati martedì del parco, proprio perché vengono presentati di martedì su vari argomenti che non sono solo gli animali, perché pensare a un parco si pensa sempre agli animali, ma no, ci sono anche c'è tanta biodiversità, ci sono i boschi e c'è anche il suolo, questo sconosciuto proprio, possiamo dirlo. Lo notiamo soprattutto dalla scarsa presenza, quando invece sarebbe bello avere qua soprattutto gli amministratori, perché da loro dipende il consumo di suolo, quindi sarebbe stata molto gradita la loro presenza. Ma evidentemente dobbiamo camminare ancora molto perché questa cultura sia
un po' alla portata di tutti, ma ripeto, soprattutto degli amministratori. E quindi andiamo alla scoperta con il professore in questa sottile buccia così generosa, perché possiamo dire che è proprio una buccia, vero professore? Sì. In parole molto semplici, per dire quanto è sottile e quante migliaia di anni però impiega per formarsi, quando invece l'uomo in pochi minuti la sa distruggere con l'inquinamento, lo sappiamo, con la cementificazione, con l'eccessiva costruzione di infrastrutture, e un uso anche molto scorretto dal punto di vista agricolo, quando invece il suolo sappiamo che è così generoso con noi, non solo nutre gli alberi e dà da mangiare a tutta l'umanità, perché è ora che cominciamo a riflettere su questo, ma fa vivere milioni di esseri viventi che noi non vediamo perché sta sotto i nostri piedi, ma che pure dobbiamo cominciare a conoscere anche questa biodiversità. Ecco, poi una cosa secondo me molto interessante è anche che ogni ambiente ha un suolo diverso, quindi ecco perché anche un parco deve cominciare a inserirlo un po' anche nei suoi programmi anche didattici, proprio perché ad esempio parliamo di bosco, pensiamo sempre alle cose belle, giusto, al bosco, a come si sta bene nel bosco, alla frescura, alla varietà di vegetazione, agli ecosistemi. Però dobbiamo cominciare a capire che tutto nasce dal suolo e quindi ecco perché l'aspetto didattico, anche divulgativo, che è uno dei ruoli più importanti del parco, comincia a tenerne conto sempre di più, sapendo anche in quali periodi stiamo vivendo e quali pericoli viva il nostro suolo. Noi magari abbiamo la fortuna di avere dei paesaggi meravigliosi e ce ne rendiamo conto un po' meno, però vediamo che non solo con gli eventi climatici a cui purtroppo ci stiamo un po' abituando, portano a dei danni proprio irreparabili, a distruggere il suolo non soltanto per l'erosione, per il dilavamento, ma anche per la mano dell'uomo che non è attenta ad un uso consapevole, ad un uso sostenibile, quindi ad attuare delle politiche di gestione del suolo. Eppure abbiamo l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 che ci dice di operare per difendere la terra, per farne un uso più consapevole e più ragionato, più sostenibile. E ecco, quindi la gestione del suolo credo che sia un argomento molto molto interessante. E quindi buon ascolto, diamo la parola. Grazie. Al professore. Prego, ci sediamo. Stai? Non so perché. Anzi, se c'è qualcuno, se sapete che se c'è un fisioterapista qua, quindi devo tenere sto coso. Sì, o se no, ma basta lasciarlo qua in mezzo. Basta lasciarlo qua. Sì. Perfetto. Starò di là. Allora, facciamo così, buongiorno a tutti. No, devi dire qualcosa. No, volevo chiederti una cosa. Ma cos'è il suolo? Ah, proprio così? Sì. Vabbè, no, volevo dire, adesso cercheremo di dire cos'è il suolo, che, perché sono tante cose da dire, quindi so che abbiamo 3 ore. E quindi, però mi fa molto piacere questa presentazione fatta anche col sorriso, perché questa deve essere un po' la cifra dell'impegno ambientale ed ecologico, perché purtroppo abbiamo questa maledetta, ci appiccicano addosso questa maledetta etichetta che siamo rompiballe, signor no, tristi, invece noi siamo allegri, cioè voglio dire ci fidanziamo come se non ci fosse un domani, cioè dobbiamo... E poi siamo contenti di fare questa cosa, io sono contento di fare questa cosa qua, no? Voi siete qua quando siete contenti, noi abbiamo mandato qua perché a casa ci basta, esci un po' e non ne posso più. Quindi questo è, credo che sia molto importante, perché vuol dire che se si sorride non vuol dire che non si dicano cose gravose e serie, tutt'altro. Vedo che c'è un pubblico di donne incredibili, tantissime, ci sono dei difetti genetici solo di qualche uomo qua e là, meno male. Quindi wow. Allora, vediamo di dire cos'è il suolo. Allora, che non è per nulla scontato, anzi,
credo adesso mi stavo appuntando che magari questa provincia, così cominciamo subito col licenziamento in tronco, magari questa provincia, visto che ci tiene tanto a raccontarsi e spende anche una valangata di soldi in marketing, a raccontarsi green, verde, bosco, qui respiri come sembra che cioè, non possiamo respirare da nessun'altra parte, ecco, eppure non è una provincia che a sentire i suoi rappresentanti, visto che non ci sono gli assessori, possiamo parlare male, non ci sono, eppure, no, scherzo, però ecco, politicamente, così andiamo subito su una questione, non perché io abbia voglia di fare cose politiche, ma perché come diceva Norberto Bobbio, chiunque abbia voglia di far bene il suo mestiere, fa un mestiere politico, e anche i tecnici, che non si dica che i tecnici non lo fanno. Norberto Bobbio diceva così, Norberto Bobbio senatore a vita, partigiano e filosofo politico, quindi proprio non è proprio l'ultimo che è arrivato, ecco, ha scritto l'ultimo libro, intervista, che si chiama Ridiventiamo uomini, che forse non c'è, ma se non c'è è l'occasione di prenderlo, proprio dice così, l'impegno politico, dice due cose importanti, tre cose importanti, una non mi viene più in mente, ma due bastano. Uno dice che assolutamente tutti coloro che vogliono fare bene il loro mestiere sono politici, sono impegnati in politica. E soprattutto, una cosa molto interessante, dice non esistono i tecnici che non sono politici, no? Perché uno dice ma tu sei tecnico, ma cosa vuol dire tu sei tecnico? Nel momento in cui io prendo delle decisioni, racconto certe cose, sono un'espressione di come voglio stare al mondo e quindi sono politico. Ma c'è un'altra cosa che è straordinaria in quello che ha raccontato Norberto Bobbio, insegnando a chi voleva impegnarsi in politica cosa voleva dire, diceva che non è ammissibile fare politica e impegnarsi in politica portandosi in tasca una cultura dilettantistica. Diceva così, una cosa che dal punto di vista sulle questioni anche suo, non è che devi stare in piedi, questo in piedi io, per carità, no, cioè mi sembra di costringere, insomma, mi siedo anch'io un po', no, scusa, perché io preferisco stare in piedi, non perché sì, devo essere super figo, perché è proprio mal di schiena, no? Semplicemente per questo, scusate, il pullman infatti per me è stato un mini problema, treno no, ma il pullman un po' sì, ma pazienza. E questa cosa del dilettantismo, adesso non perché mi spiace che manchino gli assessori, i rappresentanti, però è chiaro che oggi c'è un pasticcio tra il suolo e chi decide del suolo, ovvero c'è distanza. Va bene, poi faremo vedere un po' di numeri sul consumo di suolo anche in Trentino, e questo è un grosso problema. Va bene? Io faccio sempre questo esercizio di autoinfliggimento di pene quando ci sono delle elezioni. Raro in Italia, vado a vedere i programmi per vedere se il suolo è raccontato. Ecco, sono andato a vedere anche in questo caso sulla questione europea, perché è una questione, è un punto importante, una delle direttive che ci manca di tutela è esattamente la direttiva di tutela del suolo, che tutte le volte i rappresentanti politici che dovrebbero impegnarsi per questa cosa, forse proprio perché non venendo mai nessun talk sul suolo, non capiscono. E quindi non abbiamo una direttiva di tutela del suolo. Quindi questo è un punto centrale per il prossimo, anzi ancora più centrale, visto cosa ci aspetta all'orizzonte, proprio dei programmi politici. Solo tre partiti, di cui due stropicciati e uno molto importante, addirittura dice delle cose che sono sbagliate, ma almeno dice suolo, solo uno dei tre se la cava. Se poi volete curiosare, ho scritto un articolo su questo, su Altra Economia. Torniamo a cos'è il suolo. Allora, prima questione che mi piace dire e che faccio sempre vedere, ma non va. Cominciamo bene. Però vediamo. Okay, questo va meglio. Allora, prima questione che dico sempre, allora, tanto io ho la fortuna, io peraltro volevo fare ingegneria forestale a Trento, ma non perché debba dire, arrivavo da una famiglia modesta che non aveva i soldi per spedirmi a Trento, molto semplicemente, e poi servivo anche in bottega per lavorare. E quindi, e poi ci dicevo, siamo a Milano, mo questo vuole andare a Trento, non ho capito, fossimo a Trento capirei, ma siamo a Milano, fatti una cosa che c'è a Milano, no?
La seconda possibilità che avevo in testa era agraria, e la terza era questa nuova facoltà di cui poi ho scelto e che poi hanno chiuso subito. Quindi ne hanno fatti laureati pochi e poi l'hanno chiuso perché forse hanno capito che saremmo stati un problema se fossimo stati in tanti, che si chiama ingegneria per la difesa del suolo. Quindi tengo sempre a dirlo. Perché io proprio ho scritto così, ingegnere per la difesa del suolo, quindi incredibile questa cosa, no? È pazzesco. Adesso si chiama per l'ambiente e territorio, però a me piace proprio che, cioè, focalizzato lì, una roba la devi fare, è quella, non ne fare tre. Sapete che poi gli uomini sono difettosi nel fare più cose insieme, per cui era anche un titolo di studio che avevo, cioè, pro maschio, invece l'hanno tolto. La cosa che dico quando laureo i miei studenti, quando mi... non sempre mi capita essere presidente di commissione, toga e così via, racconto sempre questa cosa perché quando do la pergamena, cioè, intanto decido io i tempi della cerimonia, sono presidente, lascia fare, è l'unica cosa che fanno i presidenti. Allora, quando consegno la pergamena, l'ingegneria per l'ambiente e il territorio, obbligo lo studente, non gliela mollo, se no proprio così non gliela do, cioè la tengo con mano. Questo prende e io no, devi dire davanti a tutti che darei voce a ciò che voce non ha. E questo anche se non gli va, però per ottenere la pergamena davanti a tutti non può protestare e quindi è un po' un ricatto che faccio, chiaramente potrei essere denunciato, ma certo non per questo, per altre cose, e per le cose che potrei dire fra poco, per esempio, è quello di... questo credo che sia un impegno importante, cioè se tutti noi... Nel poco o tanto che facciamo, ma poco va benissimo, cioè nella nostra vita quotidiana diamo voce, ciò che voce non ha è splendido, cioè secondo me è proprio top, perché ci sono delle cose che non vediamo, sono invisibili, no? Il suolo è drammaticamente, non funziona, è drammaticamente uno di questi, non fa niente, se non funziona ce la capiamo lo stesso. Allora, l'esperienza di suolo è impossibile da fare, ma funziona veramente molto. Vabbè. La tecnologia meglio se non funziona così, noi usiamo le dita, facciamo. Allora, io dico anche ai miei studenti, chiedo sempre di portarmi una foto del suolo e arrivano queste robe, questo è già tanto, arrivano questo, arriva questo, che non capisco perché sia una suola, perché poi io scrivo suola invisibile, no, questo l'ho messo io, cioè, questa però è la nostra esperienza, più o meno di... Questo per esempio, questo va molto di moda, va molto di moda, deimpermeabilizzare, eccola qua una superficie permeabile secondo gli assessori, cioè nel senso che questo è un autobloccante, sì, tanto non avete visto durante il cantiere cosa c'è sotto, quando andate a fare la spesa vedete questa cosa autobloccante, pensate che sia permeabile, pensate che sotto ci sia il mondo, no? È come pensare che dentro il carcere ci sia un sacco di gente allegra, che fa le feste, fa le cose, non è così. No, questa roba è un autobloccante, non c'entra un tubo col suolo. Allora, la questione punto uno, per capire cos'è il suolo, è che innanzitutto il suolo non è bidimensionale. Ok? Cioè, se c'è una roba su cui purtroppo ci siamo molto abituati, è pensare che il suolo sia bidimensionale. Noi urbanisti poi, io insegno urbanistica, io non sono, no, noi urbanisti siamo dei terrapiattisti, per definizione. Il piano urbanistico, anche il PTCP della provincia di Trento, ma vi sfido a trovare una mappa che non sia bidimensionale. Zero, tutto è schiacciato sulla carta, spessore pochi micron, va bene? Quindi questo è per noi il suolo. Quello che è colorato conta, quello che è bianco non vale niente, va bene? Perché quello che ci interessa è la rendita, cioè la grana che si produrrà con il suolo, va bene? Poggiando sopra qualcosa, quindi per noi è un supporto. E così molto spesso per tutti i decisori di suolo è un supporto, anche per gli agricoltori è un supporto, Cioè oggi non ci sono più i contadini, no, qui ce ne sono ancora dei contadini, più o meno, almeno la mia idea è della Val di Fiemme, che conosco un po' meglio, però di contadini ce ne sono. Il guaio è che ci sono molti agricoltori, ovvero molto agricoltore industriale, che di fatto conosce perfettamente cos'è un trattore, conosce molto meno cos'è il suolo. Allora, innanzitutto quindi, la prima questione è che il suolo non è piatto, non è bidimensionale, è uno spessore. Ma questa è proprio una roba da appiccicare su tutti i muri
della casa del parco, ecco, potrebbe anche essere un'idea. Cioè solo lo spessore, io chiedo, io anche imploro qualche sindaco che abbia voglia di appiccicare di fianco al Presidente della Repubblica la foto, no? Che ci dovrebbe essere anche qua, spero, nelle sale consiliari, no? Presidente della Repubblica, sì, certo. Cioè ancora, ogni tanto magari lo tolgono per la polvere, ma poi lo mettono. Sarebbe bello mettere anche la foto del suolo, ma è solo come spessore, visto che in quelle aule si decide del futuro del suolo senza sapere cos'è il suolo. È bizzarro, come se voi faceste operare ai polmoni da un meccanico della Vespa. Auguri, va bene, ma noi facciamo così col suolo. Non so perché mi metto il meccanico della Vespa. Quindi, perché scrivo 30 cm? Allora, tecnicamente i suoli dal punto di vista ecologico sono interessanti fino al primo metro, va bene? Ma tutto quello che la maggior parte della vita, della roba, che poi vedremo dopo, è nei primi 30 centimetri. Fate conto che il 95% del cibo che si produce sulla Terra si produce solo con i primi 30 centimetri di suolo. Ok? Il 99% delle calorie che noi assumiamo arriva dai primi 30 centimetri di suolo, fine della trasmissione. Quindi è quella roba lì. Quella roba lì che anche l'agricoltura stessa distruggeva, perché per anni sono stati venduti trattori aratri e mezzi agricoli che arrivavano ad arare inutilmente, totalmente inutilmente, a 1,20 m, va bene? Quindi spendendo carburante, pressioni, compattazioni, distruggendo la qualunque, perché bisognava vendere un prodotto di quel tipo lì, ma non serve a niente, non serve a niente. Epidemiologicamente è un disastro. Ok, allora, altra questione, giusto per avere chiaro, giustamente prima diceva la buccia, è bellissima questa idea della buccia. Ora, questa buccia di 30 cm rispetto alla biosfera, è l'unico posto dove noi viviamo, è più o meno fatto di 20 km, 10 km sopra la costa terrestre, 10 km sotto, un tanto al chilo, noi viviamo lì, cioè non è che l'atmosfera alcuni centinaia di chilometri ce ne frega niente, le condizioni di ossigeno e di vita sono lì dentro. Anche questo sarebbe un concetto che sentirlo dire qualche volta da qualche assessore, ministro, ma io mi scorticherei subito la pelle, ma così, ma zero, ma anche i ministri dell'ambiente, non si capisce perché biosfera non sa cos'è. Vabbè, 20 km, i 30 cm rispetto ai 20 km, tanto per spiegare, perché la litosfera è quella sotto, è il feldspar, no, non si può dire la password, quelle robe geologiche, è comunque molto spesso uno pensa che i suoli si occupi il geologo. Il geologo non può fregare di meno dei suoli, anzi, proprio non sa niente del suolo, e la prima cosa che fa è togliere i suoli per andare a vedere la roccia, proprio lui ha proprio un trasporto erotico per la roccia, no? Ecco, e quindi toglie i suoli, non gliene può fregare di meno, e come anche gli urbanisti, intendiamoci. Ecco, allora, fate conto che quei 30 cm da cui dipende tutto, fondamentalmente sono lo 0,0015% della biosfera, quindi niente, polvere. Ecco, noi dipendiamo dalla polvere. Ecco, questa è già un'altra cosa che è importante dire, giusto per capire qual è la fragilità della cosa di cui stiamo parlando. Quindi è uno spessore totalmente polvere, va bene? 0,0015%, quindi voglio dire, cioè, tipo lo sconto che fanno qui nei negozi sportivi, 0,015%, per dire, no? Ecco. Poi dopodiché, se noi invece lo ingrandiamo tantissimo al microscopio, il suolo è questa roba meravigliosa. E questo è importante, questa è un'immagine che proprio Veronica, che fa l'insegnante, se la deve piazzare qua, perché deve trovare il modo di raccontarlo a questi bambini elementari. Allora, perché questo è super figo. Allora, questo è il suolo, è fatto di stanze, va bene? Ed è anche una multiproprietà, anzi, è un multiaffitto. Nel senso che queste stanze contengono tutto, perché dovete pensare che il suolo è fatto da cosa? È fatto da poca roba, andiamo a vedere, poi torniamo indietro. È una ricetta molto semplice, è fatto da quattro cose. Minerali, cioè il suolo arriva dallo sgretolamento delle rocce, quindi
arriva dai geologi, ma se lo sono tritati, sì, il suolo se li è tritati i geologi, va bene? Quindi caldo, freddo, freddo, caldo, bla bla, terremoti, sgretolamenti vari, reazioni chimiche, chimico-fisiche, hanno fatto sì che fondamentalmente le rocce piano piano si sgretolassero, e questo ha costruito quella che è la pasta, va bene? Quindi fondamentalmente di tre minerali, sabbia, argillo e lima, e limo, la lima è quella del calcio, limo, va bene? Quindi tre minerali prevalenti, poi ci sono dentro altre cose in percentuali impercettibili, ma importanti, ma questi sono i tre minerali che costituiscono più o meno la metà del suolo, 45-50%. Dopodiché cosa c'è? Aria e acqua, per un 40% più o meno, vabbè, poi a seconda se sono di più minerali, quindi aria e acqua, e dopodiché una piccola parte di sostanza organica, carbonio, piccola parte. Ma quella piccola parte è fondamentale, è la scintilla della vita, quella, quel 5%, 7%, 8%, poi ci sono le torbiere, ne avrete qua di torbiere, qui si esplode, le palude hanno una valangata di carbonio, ma non sono suolo, infatti, dice, la scienza dice suolo, non è suolo, cos'è questa roba, è torbiera, non si sa, è una roba molto, molto particolare, con un suo habitat molto particolare, con delle specie molto particolari, e infatti in Lombardia ci hanno fatto La stazione intermedia di una cabinovia, perché dice, ma cos'è particolare, è così particolare che ci facciamo la stazione intermedia della cabinovia, no? Perché vuoi non fare i mondiali di sci con una stazione intermedia e chiamarla torbiera? No, insomma, beh, disastro, disastro, quando non si sanno le cose. Allora, questa pasta, allora, è fatta, ripeto, se la ingrandisco così, di grande porosità. Sarà capitato di camminare a piedi nudi sul suolo, su un prato, sentite che è morbido, eh? Ecco, quelli sono suoli super fini. Quando sentite che è duro, il suolo è già morente, eh? Perché una delle cose che uccide il suolo è la compattazione. Allora, questa pasta è data da questa enorme porosità, che è molto importante, soprattutto perché, così diciamo subito una delle cose più importanti che fa il suolo, soprattutto perché questa porosità fa sì che a questo punto entrano in gioco due forze. La forza di gravità, per cui l'acqua, quando penetra nei suoli e li trapassa, non è che tutta l'acqua trapassa i suoli, assolutamente no. Come li trapassa? Forza di gravità, e va nella falda. E noi siamo tutti contenti quando ci raccontano che va nella falda, anche a scuola raccontiamo ai bambini, l'acqua va nei suoli, si depura e va nella falda, perché siamo antropocentrici dentro, perché la falda per noi è un rubinetto di casa, capito? E quindi ci interessa che vada nella falda. Se tutta l'acqua passando nei suoli andasse nella falda saremmo fottuti, no? Nel senso che la metà dell'acqua in un suolo buono, la metà dell'acqua che entra nei suoli rimane nei suoli, perché c'è un'altra forza fisica e chimica super cool, che è quella ionica, va bene? E quindi ci sono delle forze ioniche dovute a delle sostanze che compongono il suolo che trattengono l'acqua, va bene? Dopodiché l'acqua si miscela con delle altre sostanze, azoto, fosforo, bla bla bla, e quindi rimane adesa, va bene? E come in forma di umidità rimane adesa a queste cavità. Quindi più cavità ci sono, più quantità d'acqua riesce a rimanere nel suolo. Rimanere, quindi vuol dire che anche le siccità, a cui purtroppo avete visto un paio d'anni fa disastrosamente, ecco, i boschi riuscivano a resistere meglio, per dire, i prati riuscivano a resistere, i prati con le erbe alte riuscivano a resistere meglio, i suoli non compattati riuscivano a resistere meglio, molti suoli sono riusciti a resistere meglio invece l'agricoltura della pianura, sono andati tutti in crisi, perché i suoli sono rimaneggiati, compattati, e quindi l'acqua non riesce a rimanere nei suoli, anche perché molto spesso nelle colture agricole convenzionali, per buona parte del tempo, i suoli non sono coperti. Okay? Questo è un problemone, il suolo deve rimanere sempre coperto da colture o prati permanenti, di cui qua, per fortuna, c'è una tradizione importantissima e meno male, perché gli fa proprio da coperta. Quindi fate conto che la metà, questo è importante, perché poi vedremo uno schema, ci possiamo anche anticiparlo andando un po' a caso, no? Eccolo qua. Questo è lo schema che ha fatto arrabbiare uno dei candidati agli europei, che in questo momento è ancora presidente di una regione tra le più alluvionate degli ultimi anni,
Quando io ho scritto un articolo sul giornale, ho detto che lui si lamentava, guarda cosa ci è successo, siamo così bravi, siamo bravissimi, siamo i più bravi del mondo a gestire il territorio, guarda cosa ci è successo, che roba incredibile, ma è colpa degli istrici. Tu pensa se un politico deve dire che è colpa degli istrici, se ha un'alluvione da 9 miliardi di danni. Allora, fate conto che quella regione lì, che inizia con la E, c'è un trattino e poi c'è una R, ma non si può nominare, ecco, fate conto che l'88% del consumo di suolo, quindi della cementificazione, di ciò che rende totalmente impermeabile il suolo, l'88% negli ultimi anni è completamente realizzato in zone alluvionabili. Va bene? Quindi è chiaro che se tu metti un tappo dappertutto, e piove, guarda caso piove oggi in maniera potente in tempo limitato, è chiaro che gli effetti disastrosi aumentano perché l'acqua non può più andare nel suolo. Peraltro si vede molto bene da questo schema scolastico proprio. A sinistra un suolo libero, quello che abbiamo fatto vedere prima, quindi poroso, con tutte le sue cavità, col suo prato sopra, il suo bosco, non disturbato, va bene, o con un'agricoltura decente, non come quella lombarda, così faccio mea culpa, vedete, questo però funziona, zazzac, no, neanche questo, ma perché? Non funziona neanche il laser, ma c'è la pila, due ce ne sono. Direttore, però ste pile bisogna comprarle, se no, però adesso guarda che roba, Dov'è la mia borsa? Non volevo prima perché mi sembrava poco carino, ma bisogna sempre avere un piano B nella vita, che è un altro. Guarda, Zac! Lascia fare. Vedete, guarda, roba. Lascia fare. Allora, questo è un suolo sano, vedete? Piovono 100 gocce d'acqua, quello che volete, 50 entrano, vi ho detto 25 rimangono, 25 arriveranno in falda, va bene? Dopodiché 40 per processi di evaporazione, evapotraspirazione, se ne torna in atmosfera, peraltro anche evaporacqueo è un gas climalterante, detto tra noi, ma comunque non diciamo nessuno, e 10 gocce rimangono in superficie. Se da sinistra ti sposti verso destra, come dico sempre, le cose peggiorano, ma non si capisce perché. Invece, cosa succede? Succede che urbanizzando, e bisogna spiegarlo anche ai quei governatori che dicono di essere di qua, ma in realtà sono molto di qua, che cosa succede? Succede che ovviamente l'acqua non entra più nei suoli, in questa sua funzione fondamentale, neanche viene trattenuta, perché vedete, ne entra solo 15 gocce, non più 50, e se va bene, ma questa è una roba anche per non buttare giù troppo di morale la gente, perché è anche peggio di 15, anche 8 e basta, ma comunque questo è più o meno quello che succede, 5 va in falda, 10 rimane nella terra. Ma la cosa che dovete vedere è che 55 rimane in superficie, quindi vuol dire che 5.5 volte di più, quindi vuol dire che tutte le volte che io compatto i suoli, perenne ragione, e tutte le volte che io urbanizzo, io passo, se va bene, da 10 a 55, quindi devo gestire 5.5 volte l'acqua, ma ripeto, 5.5 volte è per non cadere in depressione, ma se no abbiamo anche 8 volte di più, ok? Quindi vuol dire che siccome F uguale MA, forza uguale massa per accelerazione, e siccome non è che quando piove si inclinano i versanti, succedono delle cose strane, per cui l'accelerazione aumenta, quello che fa aumentare la forza con cui sbatte l'acqua contro edifici, automobili, ci fanno vedere queste automobili poverette che ce ne può fregare di meno, ma comunque è la forza e quindi è la massa. Quindi è chiaro che se io ho più acqua in superficie, più danni avrò e più vittime avrò. Quindi è chiaro che è la responsabilità dell'assessore che decide di fare logistica, autostrade e villettopoli continuamente, quindi aumentando la l'impermeabilizzazione, è una responsabilità, perché produce un aumento di disastro e un aumento di spesa pubblica, cosa che il suolo da solo fa l'esatto contrario. Tutela, visto che si parla tanto di sicurezza,
se uno vuole la sicurezza, non urbanizza. Molto semplice, molto semplice. È così semplice. E quindi così abbiamo detto, una funzione importante del suolo. Poi ce ne sono altre. Altra cosa importante da spiegare, proprio che il suolo, l'ultima cosa che è, il suolo è morto. Il suolo è il posto più affollato al mondo. Occhio, ma è pazzesco. Cioè, questo è uno schema, io dico tanto per spiegarlo anche ai bimbi, ma anche a noi stessi, tutti quelli che si occupano di suolo dicono questa cosa. Un cucchiaino di caffè, 1-2 grammi di terra, buona, buona, quella che troviamo nei boschi, assolutamente, quella che troviamo nei prati permanenti, quindi qui ce ne sono tantissimi, 9 miliardi di unità di vita, in un paio di grammi. E questi chi sono queste unità di vita? Sono questa roba qua. Sono innanzitutto batteri e funghi. E queste sono fondamentali, anche le alghe. Allora, batteri e funghi, poi dopodiché abbiamo, fino a qua non si vede nulla, questi sono nematodi, che sono dei serpentelli, ma non solo, anche tardigradi, ci sono, adesso non è scritto tardigradi, ma fa niente. Fino a qua è tutto invisibile, cioè già lo spessore del suolo non lo vediamo. Il maggior numero di abitanti del suolo sono invisibili, non li vediamo, ma sono fondamentali. Poi dopodiché ci sono anche, vedi, non sono manco le istrici, le dicono i politici, ma comunque, vabbè. Sono i lombrichi, per carità, i lombrichi è la talpa e il lombrico sembra che siano gli unici due abitanti del suolo quando lo raccontiamo, quando viene anche raccontato a scuola, no? In verità ci sono, sono fondamentali, ma per dire anche nel dare aria al suolo, visto che il 25% vi ricordate aria, pensate che gli ultimi studi sostengono che sono maggiormente i canali realizzati dalle radici ad arieggiare il suolo, più ancora dei lombrichi, perché le radici sono lineari, vanno giù, vum, così, no? Quindi un bel tunnel dritto dritto che porta aria. Invece i lombrichi fanno dei giri strani, a volte si attorcina su di loro, e quindi in realtà la quantità d'aria portata nel suolo è inferiore. Pensate che roba. Ma detto questo, allora, questa roba è importantissima, vive solo nel suolo. Ed è così importante perché ha a che fare con la regolazione climatica. Pensate un po', adesso proviamo a spiegare perché. Perché in verità un'altra cosa che si sa poco è che questo mondo qua, che è il mondo delle radici, che si chiama rizosfera, rizo è radice, questo mondo qua è un mondo, come si chiama qua, l'intestino esterno delle piante. Allora, le piante, anche voi conoscete meglio di me, io conosco poco, quindi potrei dire delle stupidate, ma le dico sempre. La pianta, che adesso va anche, non so se anche, no, credo in Trentino no, ma a Milano va un casino di moda la forestazione urbana. Proprio, cioè, si raccattano anche volti con la forestazione urbana oggi. Pensate che roba, è diventata una cosa anche in Emilia Romagna. Ecco, ed è bizzarro perché uno dice, ok, anche giustamente, anche Stefano Mancuso racconta che ci vorrebbero 3.000 miliardi di alberi da piantare per fondamentalmente riportare in equilibrio le emissioni che noi nel frattempo ruttiamo continuamente nel mondo, cioè nell'atmosfera. Scusate, allora noi se giustamente infilassimo alberi, gli alberi, sapete, fotosintesi, si portano via CO2, quindi queste cose potrebbero essere riequilibrate. Ma non c'è spazio per mettere 3.000 miliardi di alberi, non c'è spazio, quindi non è fattibile questa cosa. Però è vero che è importante piantare alberi, assolutamente. Ma attenzione, in verità, quando l'albero cattura con la CO2, con la fotosintesi da CO2, fate conto che un albero, ce l'ho anche uno schema, un albero, eccolo qua, ecco questa roba qua. Allora, questa è la radice dell'alberello, adesso spoglio, l'ho visto qua perché non è un alberello trentino. Questa è la radice. Questa roba qua, che è capelli, nessuno di voi ha capelli, cugini di campagna. Questa roba qua, questa cosa qua, non è radice. Non è radice, ma è micelio. Ok? Quindi è un enorme filamento fungino che si appiccica alle radici. C'è un bellissimo libro che magari avete comprato, L'ordine nascosto di Merlin Sheldrake. Sì. Ma è un libro... Ma è un libro che tu lo leggi e dici, ma io, ma meraviglia, libidine, erotismo.
è un romanzo erotico, è bellissimo, scritto benissimo, una roba pazzesca. E c'è anche la versione fotografica, non so se avete comprato anche quella, comprate anche la versione fotografica, perché ci sono delle immagini meravigliose, tipo questa. Queste sono delle radici ingrandite al microscopio, le vedete tutte rugose, che sembrano, sono bellissime, soprattutto le facce di in fondo, e dire mamma mia che mostro. In realtà non è mostro, tutte queste robe bianchicce che vedete sono tutti funghi appiccicati alle radici. Le incapsulano proprio, vedete, come se le bendassero, vedete, questo qui è ancora più ingrandito, è come se ogni apice radicale è completamente bendato da questi funghi e insieme, tutti un casino di orgia, insieme a lui anche questi batteri, anche lui, anche loro dei rizobatteri, che stanno appiccicati alle radici. Che fanno questi batteri, questi funghi? Che fanno? Fanno delle cose molto semplici, mangiano. Ok, funghi mangiano. E cosa mangiano? Di cosa sono fatti i funghi? Come le piante, sono fatte di carbonio. Quindi il fungo ha bisogno di carbonio, ma non fa fotosintesi. Quindi non riesce ad acchiapparsi il carbonio dall'atmosfera. E quindi cosa fa? Si è messo d'accordo con le piante. Simbiosi, parola meravigliosa, Lynn Margulis, tutta una storia. Ecco, questa è una cosa da far sentire ai ragazzi anche delle superiori, non so, un podcast di Telmo Pievani che racconta Lynn Margulis, meraviglia, una donna che ha cambiato la prospettiva dell'evoluzione darwiniana, cioè tanta roba, in cui ha detto meno per meno fa più, cioè l'endosimbiosi, il mitocondrio che va a finire dentro un'altra cellula e forma un cellulone, e il fatto che erano da soli, erano deboli, uno è andato a finire nell'altro, hanno deciso di costruire un organismo super potente che non è riuscito a sopravvivere. Va bene, quindi lei ha dimostrato che in realtà due debolezze, se si accordano in modo intelligente, e in natura questo accade, diventano super potenti. E non è vero quindi che, come purtroppo viene travisata nella teoria dell'evoluzionista di Darwin, che è la dell'adattamento, non è del più forte, ma insomma quelli che stanno nella parte di qua dello schema di prima dicono che è del più forte perché gli piace questa cosa qua, no? In realtà il Margulis ha aggiunto un pezzo importante che troviamo qua. Cosa succede? Che le piante che si nutrono non solo di carbonio che catturano dall'atmosfera, producono glucosio. Parte del glucosio, parte tanto, 40% del glucosio più o meno le piante, lo cedono esattamente a loro. Quindi fate conto che anche quando io ci penso impazzisco, perché la pianta per produrre il glucosio che è C6H12O6 ha bisogno di anidride carbonica che becca dall'aria, vabbè, c'ha un palco fogliare pazzesco, è uno zerbinone che raccoglie un sacco di CO2, ma deve prendere l'idrogeno anche, l'idrogeno non c'è nell'aria. Non lo prende dall'aria, ma deve prenderlo dal suolo, quindi ha bisogno che il suolo stia a sinistra, non a destra. Bisogna che sia in modo tale che l'acqua rimanga nel suolo, vedete che è importante, perché se l'acqua non rimane nel suolo, le radici non vanno, dove vanno a pescarla quest'acqua? Non la vanno nella falda, non è che, ok? Quindi, come dico, fanno una fatica bestiale, prendono l'idrogeno dall'acqua, dal suolo, lo portano nel corpo fogliare dove spaccano con l'energia solare la molecola di CO2 per produrne una ancora più complessa di glucosio. Dopodiché parte del glucosio se lo tengono per sé, fiori, frutti, foglie, lo stesso la lignina che è di solito sono fatti loro, è una variante del glucosio fondamentalmente, ma il 40% lo spediscono giù, quindi doppio lavoro, tira su, tira giù, casino di roba. Lo spediscono giù per darlo a loro. Perché lo danno loro? Perché in realtà poi la pianta ha bisogno di azoto e fosforo, e non è in grado di assumere azoto e fosforo nella forma in cui azoto e fosforo è presente nel suolo. Perché, come noi non siamo in grado, come dico sempre, di assumere ferro dagli spinaci, perché ci manca una proteina, fondamentalmente è un batterio, ci manca una proteina, un enzima, e questo enzima ce l'hanno loro. Adesso potrei fare un gestaccio, ce l'ho io, non c'è tu. Capito? Allora, lo scambio qual è? Io sono in grado con questo enzima di tradurti le sostanze azotate che sono nel suolo in sostanze azotate che tu puoi assimilare. Il fosforo, 100% del fosforo che prendono le piante arriva dai funghi micorrizici, va bene? E tu in cambio però io ti ciuccio via glucosio. Quindi questo è lo scambio che avviene solo nel suolo.
Questo scambio è fondamentale, perché in realtà dovete sapere che solo il come si chiama? Facciamolo vedere qua. Solo il carbonio che le piante iniettano, dovete pensare che il Trentino, questo magari piace al vostro presidente, che dice una cosa, magari gli piace, tutto il bosco del Trentino è come se avessero, adesso è brutta l'immagine ma funziona, è orrenda, come se fosse un enorme bosco di siringhe, che no, non si può dire così, perché è una droga, non si può dire. Però perché le piante sono delle siringhe che prendono gas climalterante e lo iniettano nel suolo, questo fanno le piante, ok? Quindi sono un vettore, non sono loro i protagonisti della mitigazione climatica, è il suolo, perché quando iniettano carbonio nel suolo, quello vi rimane 2000-3000 anni, ok? Nella pianta non rimane 2000-3000 anni, perché quando avete qua un albero secolare, ci avrà 300 anni, non ce ne avrà di più, cioè l'albero più antico che abbiamo in Italia è in Sardegna, chi è? Trentino, è un olivo a Ortomanno, tra Cagliari e Iglesias, c'è cioè un olivo di 3400 anni, una roba del genere, è in assoluto la pianta più antica d'Italia, quindi che non è in Trentino, tosta questa cosa, eh? Ecco, allora quella pianta lì ha sicuramente inglobato un sacco di carbonio, ma la maggior parte del carbonio in 3000 anni che ha inglobato è nella terra, okay? E da lì non viene più fuori. Quindi fondamentalmente questo schema cosa fa vedere? Fa vedere che noi distinguiamo, i climatologi per carità non io, però per spiegare dove va a finire il carbonio, il ruolo del carbonio, tra sink, quindi assimilazione, sink è respirare. Quindi io lo trattengo per un po', ma poi lo ricedo, va bene? Per un po' le piante sono 80 anni, 100 anni, butta di via, zero, importantissimo, sia chiaro. Cioè questa roba qui, se rimarrà qui per 500 anni, è 500 anni di carbonio messo lì, se va nella stufa, torna immediatamente in atmosfera. Però quando i rami cadono nei boschi, si degradano e solo poca parte del carbonio che nel rametto e nella foglia va nel suolo, che poi lì ci sono dei funghi epigei che se li mangiano e ruttano nell'atmosfera fondamentalmente. Fermentazione e degradazione, fermentazione soprattutto, è il contrario della fotosintesi, quindi bam, torna CO2 in atmosfera. Quindi anche il suolo, anche il bosco emette CO2, sia chiaro, cioè anche i boschi sono climalteranti, non è che solo che negli equilibri preumani questa cosa non è un problema, oggi è un problema. Allora, quindi, mentre lo stock è il carbonio che è stato sottratto all'atmosfera per sempre. Il per sempre è sempre 2000 anni, 3000 anni, intendiamoci. Allora, quindi vedete che il ruolo del suolo nello stock è il 70% del carbonio sottratto. La vegetazione è solo il 30%. Quindi dovremmo anche mettere un po' in ordine le idee. Allora, quindi, tant'è vero che continuiamo a dire che il più grande regolatore climatico è in assoluto il suolo. Nel primo metro di suolo noi abbiamo 1700 miliardi di tonnellate di carbonio, ok? 1700 tonnellate di carbonio, tanto per spiegarvi cosa vuol dire che è più o meno 4 volte, se non mi ricordo, 4 volte la quantità di carbonio presente in tutta la vegetazione. Così abbiamo capito. Quindi nel primo metro di suolo, tanto così, c'è una quantità di carbonio sulla terra che è 4 volte tutta quella che c'è nella vegetazione. Quindi mi sembra evidente che sia il suolo il protagonista, non solo che noi, siccome vediamo alberi, vediamo prati, per noi il prato è albero, perché noi difendiamo quello che vediamo. Quello che non vediamo non esiste, non c'è. All'appello suolo assente, nel senso anche oggi è assente, invece c'è. E quindi questo è fondamentale da capire. Come è fondamentale capire che un tir della logistica in un anno emette una quantità di CO2 che per compensarlo dovresti piantare 1300 aceri. 1300 aceri è per compensare un solo tir, ma gli aceri poi ci mette 80 anni a raggiungere, come dire, la quantità di CO2 che è in grado di assimilare. Quindi molto spesso bisogna dire anche agli assessori che non vengono che converrebbe non solo rispettare il suolo e piantare alberi, ma forse togliere un bel po' di tir ed evitare logistica. Così evitiamo tir, perché capite che ti togli un tir è come aver piantato 1300 alberi, quindi è più facile togliere un tir, ma sembra che allora sia più difficile togliere un tir che piantare due alberi.
ma quando piantano due alberi a scuola, per carità, con la cerimonia e tutte le violini, le cose che si fanno, che va benissimo, ma chi non vuole piantare due alberi? Però dobbiamo renderci conto che se poi raccontiamo ai bambini, non ci siamo, non funziona, è completamente una fake disastrosa, ok? Quindi bisogna rimettere un po' in ordine le verità. E vabbè, allora, quindi abbiamo già visto che il suolo per me è uno spessore, è poroso, grazie a questa porosità accumula sostanze nutritive, azoto e fosforo, disciolte nell'acqua che poi, grazie alla enorme vita che c'è nei suoli in quello spessore, riescono a cedere alle piante le quali assumono azoto e fosforo e cedono carbonio, quindi è un grande regolatore climatico. Già abbiamo detto tanta roba, ma ce ne abbiamo ancora da dire, che è questa. Visto che non posso essere pronti con una domanda, vai. Sei direttore primario. No, volevo farlo alla fine per non interrompere il tuo flusso. No, ma benissimo. Siccome l'hai citato e dopo magari scivola via, è un concetto su cui volevo tornare. Quindi il concetto di stock di immagazzinamento o di respiro, okay, di anidride carbonica tra il suolo, il ruolo del suolo e quello della vegetazione. Okay. Spesso nel dibattito legato anche all'utilizzo delle risorse energetiche per il riscaldamento esce quella della biomassa, quindi della legna, l'ardere, piuttosto che del cippato o del pellet, derivati vari. Quindi quanto in quella forma di utilizzo di una biomassa per il riscaldamento c'è un'attività di ritorno in atmosfera di carbonio che hai detto è prevalente quella stoccata nel suolo, quindi non è così grave come parrebbe l'uso della... No, al contrario, cioè se io prendo un tocco di legno, lo metto nella stufa, ecco, e lo brucio, certo produco calore, ma pompo, faccio il controllo della siringa di prima, la siringa in atmosfera, pam, pompo, cioè tutti i caminetti, io stesso ho una stufa, intendiamoci, quindi tutti i caminetti che sono qua sono tutti emissioni di CO2, questo è evidente. Se tu lasci invece i tronchi nel bosco, tanto l'emissione è in un tempo molto più lungo, va bene? Dopodiché una parte comunque entra nel suolo, una parte di quella roba che rimane nel bosco, sia chiaro, perché comunque quando piove poi ci sono tutti i detritivori, quindi tutti gli organismi del suolo, del soprassuolo, che comunque si portano, anche gli stessi lombrichi, i lombrichi, ogni volta che vado con gli studenti prendo un lombrico in mano, mi rimane la bava piuttosto che un po' di nero, pensano che sia merda, ma non è merda, è semplicemente che loro si avvolgono nella materia organica, che sono le foglie, i detriti di foglia, prevalente che già prima alcuni batteri avevano, e se la portano giù, quindi parte della sostanza organica che noi prendiamo, raccogliamo dei moschi e portiamo nel camino, in realtà se la lasciassimo nei boschi poco alla volta andrebbe nel suolo, non tutta ma una quota parte sì, portando via tutto ovviamente va tutto in atmosfera, quindi è chiaro. Dopodiché abbiamo bisogno di energia, qui c'è un altro tema che oggi è gigantesco, dove prendiamo questa energia, cosa facciamo di questa energia, dopo vi farò vedere anche la questione suolo, energia solare, suolo, energia eolica. Ora la biomassa da legno e da scarti forestali è già una cosa di cui va bene, dopodiché la biomassa, come facciamo noi in pianura, addirittura di colture agricole che vengono fatte apposta per produrre biomassa, ecco qua c'è proprio da spararsi negli stinchi, perché stiamo proprio facendoci del male disastrosamente. Addirittura la trattiamo pure, cioè noi riusciamo a fare del mais trattandolo con agrofarmaci, produrre del mais da mandare in biomassa, cioè capite che proprio questo è, non ho neanche parole per spiegare, però questo, decreti alla mano degli assessori che non sono qua, questo passa come sostenibile, la biomassa passa come sostenibile, come altamente sostenibile, al pari del solare, al pari dell'eolico, al pari della geotermia, che è forse l'unica forma, un costruimento di energia davvero sostenibile, la geotermia, cioè quindi vai a beccare di sotto, dopodiché, Quindi sicuramente c'è un'enorme contraddizione, comunque la fonte energetica in assoluto più conveniente è il risparmio energetico, tanto per intenderci, è una cosa che nessuno vuole dire, gli viene mal di pancia, ma questa è la formula in assoluto. L'IPCC ha già calcolato anni fa
che il risparmio energetico sarebbe equivalrebbe al 25% in meno di emissioni di CO2 e di gas climalteranti in atmosfera, solo risparmiando energia. Vabbè, però sono cose che non ci piace sentire. Biodiversità, altra questione che è fondamentale, visto che il nostro governo, insieme a quello ungherese, è riuscito a votare contro la direttiva, che poi non era direttiva, sulla restaurazione, se è brutto dirlo, ma rinaturazione. Insomma, l'idea era, da qui al 2050, il grande ruttino nell'universo che si chiedeva era semplicemente di aumentare del 20% le superfici tutelate. Non è che proprio, cioè, fate conto, di arrivare al 30% della superficie tutelata a livello nazionale, in ogni nazione, di cui una quota parte, adesso non ricordo quante, intoccabile, va bene? Noi siamo riusciti a votare di no, perché però voglio andare ancora in Europa, non so a fare che cosa. Detto questo, peraltro vedo anche in giro dei manifesti, vota me in Europa per dire no all'Europa. Capito? Come, cioè, sono strani, eh? Cioè, ma com'è possibile che noi cittadini ci caschiamo? Capisco, perché, cioè, votami per non andare. No, non possiamo votare una persona che dice che non vuole andare, no? No, non so. Vabbè, detto questo, ora, la biodiversità è importante, adesso, se tutti convinti o no. Ma davvero? Cioè, ma voi andate a fare la spesa e parlate di biodiversità? In ufficio, alla macchinetta del caffè, parlate di biodiversità? A scuola? C'è un 2x3? Che figata, oh, ieri c'era più diversità di oggi. Così. Ah, perché sarebbe bello questa cosa. No, tu sì. No, potrebbe essere fraintendibile. No, se fraintendiamo, in che senso? Che mi interessa? Perché fraintendibile? No, come diversità umana anche. Vabbè, ma cioè, meno male, anche qua siete più diversi. Meno male che siete più diversi. Cioè, guarda che più del vaccino ci ha salvato la biodiversità. Poi non si è in grado di dirlo, perché politicamente, purtroppo, il Presidente del Consiglio che abbiamo avuto durante il lockdown potevano, avevano, però quando, e questo è importante, no? Come è importante il lavoro di questo momento, di tanti altri momenti, lavorare culturalmente, cioè costruire argomenti culturali, perché se non costruisci argomenti culturali ti ritrovi a fare l'assessore, ma ti ritrovi anche a fare il cittadino, cosa che noi ci troviamo da quando, sempre, anche quando dormiamo. Cioè, è evidente che non sai capire perché le cose accadono. Se uno avesse saputo cos'è la biodiversità, che è esattamente ciò che, pur essendo noi tutti umani, siamo tutti diversi, perché la biodiversità è genetica, è di specie e di paesaggio, va bene? Perché la montagna, il mare, la pianura sono cose diverse, diciamo così. Questa roba qua fa sì che un virus, quando arriva, fa fuori me, ma non lui. Vorremmo il contrario, io vorrei il contrario, lui però non si capisce. Però insomma, alla fine uno dei due se la cava. Questo è fondamentale. A parità, capito, di specie, uno dei due se la cava, perché il nostro patrimonio genetico è diverso, quindi risponde diversamente all'attacco di un virus, ad esempio. Ok? Questo ci ha salvato enormemente durante la pandemia e ci salverà in altre pandemie. Intendiamoci. Però non c'è stato nessuno che è stato in grado di raccontarlo ai cittadini, al telegiornale, non so, no. Ha prevalso l'onda tecnologica. Siamo super fighi umani, siamo nei laboratori, avete presente quelle immagini, laboratori, tutti vestiti di bianco, con le maschere, che facevano pozioni magiche per creare il vaccino, che poi non sappiamo che facciamo nient'altro, no, è così, no? E noi ci fidiamo del vaccino, quando la biodiversità dovremmo fidarci e stare lì a non toccarla. Ed è fondamentale. Allora, fate conto che la diversità di specie, la diversità di patrimonio genetico, la maggior concentrazione di biodiversità è esattamente in primi 30 cm di terra. Dove sono tutti quei batteri, di cui peraltro tra batteri e funghi credo che noi conosciamo, funghi un po' di più, ma batteri più o meno ne conosciamo il 5%, 5-7% di quelli che ci sono nei primi centimetri. Non siamo in grado di nominare gli altri. 95%, ma la scienza non lo sa, e peraltro la metà di quelli che conosce è in grado di replicare in laboratorio, l'altra metà appena li tira fuori muoiono. E così anche nel libro di Sheldrake, che è molto bello perché racconta un sacco di cose su questi filamenti fungini, anche cose che peraltro prima di Sheldrake, prima di Mancuso,
una donna, un'altra donna meravigliosa, che è Susan Simard, che voi avrete qua, albero madre, sicuramente, è impossibile non averlo, che aveva già, si era già accorta che questi filamenti fungini mettevano in reazione diversi alberi, le betulle con le sequoie, nel caso di Susan Simard, no? In Canada, pensate che roba, le betulle con le sequoie, perché si passano queste sostanze nutritive fondamentalmente, non è che comunicano un po' come la fiamma, come dice Mancuso, ma vabbè. Ecco, questa cosa qui è biodiversità, questa cosa qui salva le sequoie insieme alle betulle. Allora, questa roba qua noi non riusciamo a raccontarla perché non sappiamo che serve questa biodiversità, non sappiamo cos'è, ed è la cosa che più di altri ci tiene in vita, ok? Più di altri ci tiene in vita, ma non è invisibile, quindi noi non la raccontiamo fondamentalmente. Disastro. Ecco, 30% della biodiversità è all'interno del suolo. Teoricamente esiste una strategia europea per la biodiversità, totalmente disattesa, la parola biodiversità non c'è nei programmi elettorali, incredibile. Cioè, poi ci lamentano che la gente non va a votare, perché io cerco biodiversità, dove sta? Non c'è. Disastro. E adesso, tanto per non puntare sempre il dito contro una sola specie umana, non so se umana, che abbiamo già nominato, è anche colpa nostra, che probabilmente non siamo così afferrati sulle questioni ecologiche e di conseguenza la narrazione politica che arriva non distinguiamo se è corretto o no, o come dire, non alziamo la mano e diciamo scusa, ma tu mi vieni qua a parlare di tante cose, ma di biodiversità, di suolo, non mi parli, di biomassa, mi spieghi esattamente perché stai finanziando la biomassa e non invece il geotermico, no? Provi a spiegarmi. Perché sono da fare domande, che bisogna anche vedere poi come rispondono davanti a biodiversità. Vabbè. Altre cose che, il suolo un po' più o meno, abbiamo detto tutte le cose che fa, potremmo dirne mille altre, ma poi in realtà tutto questo tecnicamente noi lo chiamiamo servizi ecosistemici del suolo. A me non è che piaccia molto la parola servizi, perché è sempre a servizio. Mi piace più funzioni, però ormai internazionalmente gli scienziati hanno chiamato il servizio ecosistemico del suolo, forse anche loro predati un po' da un po' di ma siete bravissimi, che stiamo qua a fare. Peraltro un altro libro molto bello, magari me li avete tutti, io guardo, che è l'aria che respiriamo, di Arne Naes, filosofo, ecofilosofo norvegese, figo, ha vissuto sino a 96 anni, di cui 12 li ha vissuti davvero sui britti, si è autocostruito una barca laddove sopra il limite della vegetazione, 10 anni, e ha dimostrato che ci sono anche delle licheni, che ci sono anche licheni è la forma di vita in assoluto più resistente in questo momento che conosciamo, ed è la simbiosi tra un fungo e un'alga. Quindi fa fotosintesi, cioè capito, si sono organizzati in modo tale che uno fa la fotosintesi, l'altro riciuccia, ma l'altro gli dà fosfati che ciuccia dalle rocce. Pensate che roba che si sono inventati, no? Vedete, per esempio, come vedete i licheni sui sassi, ecco, quelli proprio è il top del top, è incredibile, è vita, l'hanno spediti anche nello spazio, e la cagnetta è tornata che è morta, porastella, il lichene è vivo. Cioè, sono indistruttibili, cioè è veramente una forma di vita che è sorprendente, per noi non capiamo come sia possibile che questi due insieme riescano a vivere in condizioni disperate, li ho trovati nei vulcani, cioè questi vivono, pazzesco. Vabbè, detto questo, passiamo alla parte dolente, perché tutto questo che abbiamo raccontato non è sotto minaccia di più, peraltro già di suo è lento. Il suolo si forma lentissimamente perché i processi di mineralizzazione, il rametto, cioè dovete pensare che rami, foglie, tronchi, credo che voi siete qua, conoscete bene, cioè, quel tronco lì caduto tra 30 anni è ancora lì, tra 40 anni è ancora lì, perché ora che si tardi ce ne vuole di tempo, quindi in realtà non è, l'abbiamo già detto, non sono loro i grandi iniettori di carbonio nel suolo, sono altre cose, di conseguenza ci vuole migliaia di anni per produrre centimetri di suolo. E non è neanche resiliente. A me la resilienza è una roba che mi sta sulle balle, non mi... mi sta proprio una cosa. Perché ce l'hanno veramente il Covid io l'ho vissuto veramente traumaticamente, per n ragioni, ma anche dal punto di vista ecologico, perché se sai un po' le parole dell'ecologia ti rendevi conto che era nella narrazione della pandemia erano tutte negate, era negazionismo puro.
già abbiamo accettato che quello che era l'altro ieri il presidente di una banca europea, il giorno dopo parla di resilienza e di transizione ecologica. Ma com'è possibile? Cioè, voi quando andate in banca a parlare con quello dello sportello, il direttore di banca, gli chiedete di cose ecologiche, non sa niente. Com'è possibile che noi abbiamo affidato la transizione ecologica? Io non riesco a capire, siamo strani, siamo un popolo strano. Allora, resilienza cos'è? Perché ci hanno venduto sta parola senza spiegarci. Questa è l'abilità del marketing, è sempre questa, questa politico, territoriale, è sempre questo, buttarti lì una parola senza spiegartela. E tu ci credi. È incredibile. E così resilienza. E che è sta resilienza? La resilienza fondamentalmente, vedete, quello è un cuscino. E quello è uno che dà i pugni. Se voi prendete il cuscino, no? Se è di gomma piuma, di plastica, meglio, funziona meglio la cosa. E gli date un pugno, il cuscino torna nella forma precedente al pugno. Il cuscino è resiliente. Ora, il guaio è che noi adesso siamo diventati cercatori di resilienti, di robe resilienti, no? Ci piace che ci siano questi cuscini che tornano nella situazione iniziale. E questa è una grande cazzata, nel senso che a furia di andare a cercare cose resilienti, ci siamo dimenticati di occuparci di chi dà il pugno. Perché il problema nostro è chi dà il pugno al cuscino, non è il cuscino che torna nella forma iniziale. Quindi la resilienza, se vista solamente nel ricevente, ancora una volta è un trucco antropocentrico per svignarcela dalle nostre responsabilità. Cioè, noi dobbiamo smettere di prendere a pugni il suolo, il bosco, l'acqua. Questo dobbiamo fare. Chi se ne frega se l'acqua è resiliente? Certo che l'acqua è resiliente più del suolo, peraltro. Il suolo è resiliente in un ciclo di vita di 5.000 anni, quindi non è resiliente. L'acqua già è più resiliente. Ma però è comunque una cavolata. Cioè, noi dobbiamo evitare di inquinare l'acqua. Punto. Punto. Quindi la resilienza è un bel problema. E anche sul PNRR, se avete proprio rimanete chiusi in ascensore, solo col PNRR in mano, che sfiga, vuole che sia così, e dovete per forza leggere questo perché per ingannare il tempo. Ecco, è terribile. Noi a Milano abbiamo tanti ascensori che a volte non funzionano, quindi mi è capitato. Detto questo, il suolo teme questa roba più di altre, il cemento. Cioè, tutto quello che lo impermeabilizza è un disastro, ok? Anche se è anche un ospedale, perché adesso la tattica urbanistica più furba è quella di consumare suolo per cose che ci mettono davanti a dei dilemmi. L'ospedale. Al posto di un prato, di un bosco, tutti i boschi che abbiamo, poi i boschi se li teniamo così ci vanno dentro gli orsi, i lupi, l'ospedale no. Se ci pensate è anche una cosa, no? Se fate un ospedale in Trentino mica ci andrà dentro un orso, pensa che roba vantaggiosa che ha anche l'ospedale rispetto al bosco, lascia fare. E quindi noi cittadini siamo anche davanti a un dilemma, che facciamo? Vuoi non fare l'ospedale? Oncologico poi? Oncologico, pediatrico, le scuole, i pannelli solari, l'eolico. Allora, se voi state attenti, una narrazione incredibile che ci mette di fronte a delle scelte davanti alle quali non dovrebbero metterci in questa condizione. Cioè, noi vogliamo l'ospedale e non vogliamo che si consumi suolo. Si può fare? Sì. Vogliamo l'energia e la vogliamo che non consumi suolo? Si può fare? Sì. Ah, perché non dobbiamo fare questa cosa? Perché dobbiamo sempre mettere l'ambiente in una situazione di predazione? Allora, la prima questione, qui muore per sempre il suolo, ok? Adesso non so quanto tempo abbiamo prima della mezzanotte. Vabbè, non sappiamo, vuol dire, se l'assessore non lo sa, vuol dire che sta passando il tempo piacevolmente. 7:30. 7:30, che vuol dire? 7:23. Quanto resistete? Vi fa piacere? Sì. Boh. Ho visto molto. Le ultime file, perché le prime devono dire di sì per forza. Se le ultime dicono, allora, no, giusto, anch'io in aula mica sto a guardare quelli davanti che si vogliono sempre far vedere, no? Oh, lì in fondo, come va? Vabbè, detto questo, andiamo a vedere di cosa teme il suolo. Allora, una cosa è il cemento, sul cemento torniamo dopo così finiamo. E prima parliamo di altro. Allora, ci sono delle frontiere pazzesche, contraddittorie sul consumo e il degrado del suolo. Uno, l'agricoltura. L'agricoltura è un disastro,
parliamoci chiaro. Però è un disastro anche molto, molto difficile da controllare. Mentre l'urbanizzazione, noi dovremmo dire stop, fine delle trasmissioni, poi vedremo che anche il Trentino fa la sua parte come. L'agricoltura è molto complicato. Allora, sicuramente molto di tutto quello che noi mangiamo, per esempio lì ci sono degli affettati buonissimi, disastro lo spec dell'Alto Adige, da lì che stiamo parlando, insomma, Madonna Santa, domani mattina prendo un pullman alle 7 scappo, per cui non si può dire quindi no, eh. Però è chiaro che tutta la zootecnia, quindi come dire, quella filiera è disastrosa, ok? Perché? Perché è disastrosa? Perché di fatto le mucche, qui ce ne vedono alcune pascolare, ma io che per 15-20 anni sono frequentato la Val di Fiemme e conosco due macellari, uno a Castello e l'altro a Mas di Cavalese, però ti chiedevo, senti, da dove arriva sta bestia? Cioè, ma sai, macello, predazzo, l'han chiuso. Allora, scusate, quelle che pascono qui, che fine fanno? Arrivavano da Verona, ok? Poi alla fine sono riuscito a trovare un macellaio che aveva le quattro bestie sue e vabbè, sapevo cosa gli davano da mangiare. Ma di fatto anche molta della carne, della narrazione di carne che c'è, per esempio anche in Val di Fiemme, per carità, qua non lo so, alla fine era carne importata. Allora, quindi, perché dico questo? Perché la filiera zootecnica è un disastro, le nostre vacche e i nostri suini mangiano mais, fondamentalmente, mischiato un po' d'erba per ingannarli, ma fondamentalmente quello che mangiano arriva da agricolture convenzionali ipertrattate e con dei suoli affaticati e quindi, e in più tutta la merda che viene prodotta da questi allevamenti super intensivi, dove va? Va sui suoli. Ah, perché anche quei suoli sono effettivamente, con tutto quel mondo che abbiamo detto prima di microrganismi che c'è, è l'unica risorsa che esiste sul pianeta Terra che trasforma la merda in cibo, non c'è un'altra cosa che trasformi la merda in cibo. Noi siamo straordinariamente una macchina che trasforma il cibo in merda, quindi peraltro se non ci fosse il suolo sarebbe un problema. Quindi è chiaro che però quando abbiamo zootecnia abbiamo un eccesso di produzione di merda, ma dico merda perché Susan Simmel usava merda. Logan, che ha scritto questo bel libro La pelle del pianeta, che forse avrete, usa merda, quindi perché non devo usare escrementi merda, così ci capiamo. Quindi fate conto che una quantità che è diventato insostenibile meno sessuale, quando i rapporti di azoto, nonostante gli agricoltori vadano a protestare vergognosamente contro la direttiva europea, che era, cioè che uno se l'avesse letta, dice, ma tu protesti per questa cosa, ma l'hai letta? È un disastro, quindi fate conto, come è scritto lì sotto, lo spargimento delle sostanze azotate, merda, questo è per dire merda, sui campi produce peraltro protossido d'azoto, perché il suolo non riesce ad assorbire tutto questo azoto in forma di nitrati, quindi rievapora, combinandosi con l'ossigeno, N2O è un disastroso gas climalterante, magari fosse CO2, eh? CO2 è proprio solletico, tanto per intenderci. Questa roba qui è terribile, il 70% dell'emissione globale è questa roba qua, tanto per, cioè, quindi è chiaro che ha un ruolo pazzesco. La pianura padana in Europa è un buco nero per l'agricoltura che c'è, e l'80% del mais prodotto dove va a finire? Va a finire in biomassa, quindi viene risparato. Quindi pensate, ma veramente non, e va a finire nella zootecnia. Ma nella zootecnia dovete fare conto che i bilanci sono questi: il 78% delle calorie prodotte dal mangimi, ok, viene dato alle vacche per produrre nel vostro piatto il 18% di calorie. Una cazzata, tanto per intenderci, è uno sbilanciamento energetico, capito? Cioè noi dobbiamo trovare le cose al contrario, cioè riesce a usare il 18% di energia, perché poi ci metti il cappotto, le cose, per conservarla, non per bruciarla. Cioè la carne è questa roba qua, ok? La filiera della carne è questa cosa. Tu usi l'80% di energia per produrre il 18%, quindi è un disastro, ok? E questi sono i numeri, qua c'è il 60% delle terre agricole. Poi c'è quest'altra cosa, tutto ormai trattato. Quindi più o meno oggi
in mondo, sono dati mondo, noi oggi abbiamo ogni anno 500 grammi di pesticidi utilizzati in agricoltura a testa, quindi ognuno di noi per purtroppo per sostenere, mangiare, usare ancora questo sistema agricolo, butta in giro 500 grammi di pesticidi all'anno a testa. Altro problemino. Poi ci sono le plastiche. Questo è un fronte che anche noi stiamo studiando in Politecnico, stiamo iniziando a studiare. Zero ricerca c'è su questa roba, ma oggi l'agricoltura è plastica. Abbiamo stimato, la FAO stima, che più o meno su ogni ettaro, quindi 10.000 metri quadri di campi agricoli, transitano 4 tonnellate di plastica. Transitano, vuol dire che i fili con cui le balle di fieno, avete presente, piuttosto che le cassette, passano, non è che tutto rimane lì, però si sbriciola, qualcosa rimane, cattive pratiche, le tele da pacciamatura, ecco, quindi basta dire plastica, pacciamatura, cattiva. E insomma ce n'è una valangata di plastica, e questa roba che quando va nei suoli ci rimane, addirittura, vabbè, non abbiamo tempo. Poi le guerre, faccio sempre vedere questa roba che mi sta sulle balle, ovviamente mi sta sulle balle tutte le guerre, ma chiaro che questa guerra in Palestina è veramente la peggiore delle peggiori delle peggiori, ma gli storici delle guerre, cioè capite, 15.000 bambini non si vedeva da millenni questa schifezza fatta. Come se non bastasse, gli israeliani hanno deciso, l'hanno già fatto nel 2009, di radere al suolo tutte le colture e ripassare i carri armati sui suoli, ok? Cioè, appositamente questa roba. Questa cosa qui non ne parla la stampa italiana, ed è vergognoso, ne parlano però tutti gli assessori, avete sentito? Quindi bisogna andare sulla stampa straniera, che per esempio The Guardian, c'è un'agenzia stampa che si chiama Planet Labs, che con i satelliti hanno rilevato questa cosa, e già in pratica di denuncia crimini contro l'umanità. Perché? Perché dopodomani, come speriamo ora, stasera, che finisce la guerra maledetta, queste non potranno neanche più ricoltivare. Cioè, quindi, capito? Cioè, ne hai tolto il futuro. Cioè, già ne hai ammazzati 2 milioni. E in più, quelli che rimangono non potranno più vivere lì. Quindi il 42% delle terre agricole palestinesi al 24 novembre, non mi ricordo, no, siamo arrivati fino a quando, non mi ricordo, ma insomma, il 42% delle terre è stato raso al suolo. In Cisgiordania gli israeliani bruciavano, che non c'entra un cazzo con la striscia di Gaza, hanno bruciato le olive, cioè andavano a bruciare le olive, ma comunque questa è una roba che proprio non c'è. Bene, oggi si chiama ecocidio, è una nuova parola che è coniata, tanto per intenderci. Poi, cosa abbiamo ancora che fa male al suolo? Anche l'energia. Io questa roba che la faccio sempre vedere. Perché questo qui non è un disco volante, ok? Questa è la base di un plinto di una paleolica. Tanto perché così vi rimanga in testa. Ora, io sono per l'energia rinnovabile, sia chiaro, tutti qua siamo per l'energia rinnovabile, stop oil, ovvio. Però non è che nel momento in cui decidiamo di essere rinnovabili e automaticamente siamo sostenibili. Eh no, questa è un'altra equazione che ci mettono in testa. Ma non è un'equazione, non esiste questa roba. Quindi se vuoi essere sostenibile, vabbè, parliamone. Ed è un'altra, per quanto riguarda i suoli, è un'altra obiettivo da portare a casa, ma non è automatico. Questa roba qui ha un diametro di 40 metri, tanto per intenderci, questi qua sono 5 metri. Questo qui è uno scasso, credo, nel suolo, sia riconoscibile. Io mi sono procurato un po' di progetti per capire e studiare. Fate conto che siccome le paleoliche sono fatte o in cima ai monti o lungo le coste, perché c'è vento, il vento che arriva al mare, no? Non subisce ancora i rallentamenti della crosta terrestre, oppure lo fa in montagna. Peccato che in montagna non ci arriva, non credo che sul bricco qua ci arrivi il cavo a cui puoi attaccare la spina della paleolica, non ci arriva, no? Quindi fate conto che, per dire, sono beccato dei progetti in Campania, fanno una paleolica da 112 metri di altezza,
ok? E poi fanno 7 km di scavo per arrivare fino alla cabina dove portare l'energia. 7 km di scavo. Cioè, come si è capito? Qua facessero 7 km. Vabbè, voi con le Olimpiadi e i campi da sci siete abituati, per carità. Però, voglio dire, 7 km di scavo. Cioè, per ogni pala eolica. Cioè, capite il disastro? Cioè, quindi questa cosa qua non è indolore per i suoli, eh? Oltre al fatto che chi fa questa roba si compra i suoli. Se voi andate a cercare sulla stampa sarda, perché quella nazionale ha deciso di non raccontarlo, in questo momento il governo italiano sta spendendo, arriva da una decisione del governo Draghi, sta spendendo 6 miliardi di euro per fare un cavo che va dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Sicilia alla Campania. Già perché, avendo autorizzato una valangata di pale eoliche e di fotovoltaico nelle regioni del sud, soprattutto le isole, a un certo punto gli è venuto in mente: cazzo, come facciamo a portare? Sembra di essere crozze, come facciamo a portare l'energia dove l'hanno bisogno? Perché non ha bisogno della Sardegna l'energia, nemmeno la Sicilia. Abbiamo bisogno noi qua in Trentino per far andare i piatti di sci, parliamoci chiaro. Abbiamo bisogno noi, no? E poi diciamo gli sciatori: green. No, ma è così, ragazzi, cioè non, adesso io sto facendo un po' così, ma è così. Non c'è niente da ridere. È così. Ok, quindi noi andiamo, colonizzatori del nord, andiamo a acchiappare l'energia nel sud Italia, dove noi vogliamo l'autonomia differenziata, credo che pure questa provincia voglia l'autonomia differenziata, ha già l'autonomia, non differenziata, figure di autonomia, però nel frattempo le aziende, magari anche in Trentino, se non lo so, ma lombarde sicuramente, piemontesi sicuramente, romagnole sicuramente, sono andate a comprarsi terre in Puglia, anche danesi, olandesi, perché noi abbiamo aperto gli investimenti, abbiamo attirato gli investimenti, vi ricordate anche i nostri politici che non vengono qua, che parlano sempre di attrarre gli investimenti, e quindi questi sono venuti, sono attratti e sono venuti, no? Come le mosche sulla merda, arrivano, cioè non è che non arrivano. E allora, poi magari gli facciamo anche delle leggi, tipo in Sardegna c'è una legge che se tu becchi una zona ventosa e secondo te è ventosa, allora fai una proposta alla giunta regionale, alla regione, che l'approva, metti che l'approva, automaticamente tu, soggetto privato, puoi addirittura andare a espropriare le terre di altri privati per fare business privato. Cioè, questa c'è in Sardegna e c'è anche in Campania, qua, tanto per intenderci, no? L'idroelettrico. Ecco. Cioè, capito, società private che possono espropriare terre di privati dove, che lavorano, cioè contadini che lavorano, si trovano, che gli portano via la terra per farci questo coso qua, che a loro non serve, che non hanno uno sconto in bolletta, zero, non c'è un sardo, non c'è un pugliese, non c'è un siciliano che ha uno sconto in bolletta, e questa roba qui serve a noi. Ma cioè, capite che io sono dalla parte dei comitati, che dico, ma è chiaro che non ha senso una transizione energetica se è iniqua. Ha senso una transizione energetica se è equa ed è sostenibile. E si può fare. E ci sono tutti i vecchi, non dei centri storici, dei piccoli paesi trentini, come c'è qualcheduno che non viene qua, che mo' gli è venuta in mente anche questa idea, di cui si parlerà il 7 di giugno a Trento in un convegno organizzato da Italia Nostra. Peraltro, così facciamo anche pubblicità, ecco, perché non, ma perché dovete regalarci queste perle, voi trentini? Non capisco io. Ah, mannaggia, non dovete copiare dei lombardi, se c'è una cosa che non dovete fare è copiare dei lombardi. Quindi, anche il fotovoltaico a terra è un problemino, non è innocuo, ci sono dei siti sperimentali in Francia, da anni, che hanno dimostrato che il suolo, che siccome è vita, è un ecosistema, è chiaro che se tu, che come se noi, come se io andassi in giro col cappello per 15 anni, per 25 anni. Quando tolgo il cappello voi pensate che... sul suolo è la stessa cosa. Se voi ci mettete dei pannelli, è come se io vado in giro per 25 anni, notte e giorno, col cappello. Cioè vi assicuro, quando tolgo il cappello si squaglia il cervello. Ok? Nei suoli non è proprio così, ma c'è un problema di differenziazione dell'umidità, c'è un problema di gradiente termico che cambia perché non c'è una copertura perenne, è un problema. In più i pannelli non sono dei colibrì che stanno così, ma hanno dei plinti e quindi bisogna fare dei movimenti terra. E poi se cresce troppa erba, non va bene. Allora mandiamo le caprette di Aidia a brucare l'erba?
nella pubblicità della sostenibilità è così, ma nella verità si va con i diserbanti, di conseguenza i suoli si riempiono di diserbanti. Tanto, e poi, vuoi che qualcuno ti rubi un pannello? No, allora bisogna recintarli tutti, ma se li recinti l'orso come fa a passare? Gli tocca passare per le vie del paese, povero orso, no? Come fa? Capite il problema? Tutte queste cose non sono elencate nei criteri del ministero, che se li guardate e comprate una copia di Topolino, dite che Topolino è più serio dei criteri dei cosi. No, non sto scherzando, cioè non avete idea della pubblicazione. Comunque, per chiudere, questa è la cosa più dannosa in assoluto, la cementificazione, di cui noi siamo supereroi in Italia. Fate conto che dopo Covid noi abbiamo deciso di aumentare la cementificazione in Italia. E anche col PNRR proprio ci siamo costruiti le condizioni per fare di tutta un'erba un cortile. Quindi questi sono gli ultimi dati, cioè questo è ISPRA, è il rapporto nazionale sul consumo di suolo, quindi peraltro ISPRA è un'agenzia del governo italiano, poi non so se il governo lo sa, però pazienza. Ed è peraltro, c'è una legge che ISPRA lavora con SNPA, si chiama Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, quindi tutte le ARPA e anche le APPA, quelle provinciali, quindi le due quadri, Bolzano e Trento, collaborano per legge, devono collaborare alla costruzione di questo rapporto di cui sono anch'io nel comitato scientifico. E quindi ogni anno tiriamo fuori questa roba, ogni anno, fino a oggi l'abbiamo fatto, non è detto che il prossimo anno ci sia, vediamo, ma non perché noi siamo dei Lazzaroni, no. Ecco, quindi questo è il dato italiano, terribile, 7.075, più 10% dall'anno scorso. Post-Covid era 6.421, che era più 26% prima di Covid. Cioè, capito? Cioè, mentre eravamo qua... Tanto per capire. Quindi abbiamo superato la barriera che era, si era definito di non superare per 2040, secondo, anche di notte, anche a Natale, no? E quindi siamo in questa situazione molto problematica. Il Trentino come messo? Così lo vediamo. Il Trentino all'Adige... Vedete qua? Allora, il suolo consumato, quello già cementificato, è di 41.000 ettari, che rispetto al consumo italiano è meno del 2%, qua è tutto ficcato nelle valli, quindi da questo punto di vista, purtroppo non abbiamo uno studio esatto sulle valli, adesso stiamo facendo noi come Politecnico un lavoro sulle problemi delle regioni marine, sulle coste, dove si addensa il consumo di suolo. Quindi disastro, solo che i soldi che ha a disposizione ISPRA per fare questo lavoro sono zero, zero, cioè non c'è finanziamento per studiare queste cose, intendiamoci. Anche la provincia di Trento, che ha deciso, che ha l'autonomia, gli consente di essere piena autonomia urbanistica, peraltro anche sulle autorizzazioni paesaggistiche possa bypassare la sovrintendenza, cioè delle cose inaudite. E quindi l'osservatorio sul paesaggio che esiste in provincia di Trento, c'è Giorgio Tecilla che ci ha dato la vita, un eroe per questo osservatorio, una persona meravigliosa, però ultimamente so che ha fatto una enorme fatica, lui non lo dice, lo dico io. È così. Vabbè, questo è il suolo consumato, questa è la quantità di cemento per abitante che c'è in queste due province, che è maggiore della media italiana. Occhio a questa roba qua, occhio, perché vuol dire che sulle spalle dei trentini, altro che boschi, c'è più cemento che la media del cemento che c'è sulle spalle degli italiani. Quindi vuol dire che se io dovessi fare, come dico sempre, l'autonomia differenziata alla tedesca, federalismo, mi ricordo che nel 2015 ero in Germania e si discuteva di tasse ambientali ed ecologiche. Una delle prime cose che è stato detto dai Länder è: ok, chi ha cementificato di più, visto tutti i danni che fa il cemento rispetto al suolo, paga di più. È molto semplice, non è che paga di meno, paga di più. Perché dobbiamo far pagare gli altri che hanno fatto politiche virtuose o che si sono distratti, non sono cementificato meno? Perché? Paga di più. Quelli trentini, lombardi, top, intendiamoci, si parla di più, Veneti poi, un altro top dei top, piemontesi, Emilia Romagna anche, cioè intendiamoci. Adesso in realtà il terzo consumatore di suolo dell'anno scorso è la Puglia,
perché la Puglia disfatto, adesso il l'uscente sindaco di Bari, mi è arrivato l'altro giorno un messaggio che ha autorizzato la più grande riutilizzazione a Bari. Però è stato detto che è il miglior sindaco d'Italia. Andiamo avanti, non dico perché. Io sono andato a vedere i dati sul consumo di suolo, ho scoperto che non era proprio così. Però. Allora, questo è il consumo di suolo in un anno del Trentino. 130 ettari in un solo anno. Allora, attenzione che questo è al 2022, nel 2020, quindi è quello che noi abbiamo pubblicato nel 2023, l'anno precedente, 2022, 130 più 130. Attenzione, perché nel 2021 erano 87 gli ettari all'anno. Quindi avete, non dico raddoppiato, ma questo è molto grave, molto grave. Cioè, Bolzano 75 e Trento, provincia di Trento 55. Prima era 38, adesso è 55, prima era 50, adesso è andata a 75. Quindi i tassi di crescita sono molto forti in questa provincia, anche se il valore, fate conto che la regione Lombardia, tanto per intenderci, 908 ettari all'anno, top. Dietro di noi c'è il Veneto a 730, quindi manco lo vediamo. E dopodiché c'è la Puglia a 644, dopo c'è l'Emilia Romagna, che grazie alla Puglia è andata in quarta posizione a 635. Quindi dei numeri assurdi, va bene? Che più delle volte sono capannoni e in parte, nel caso della Puglia, fotovoltaico a terra, tanto per intenderci. Che la politica vuole e ha ottenuto di chiamarlo consumo di suolo reversibile. Pensate, ma una sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo, e siccome dovete sapere che la produzione elettrica dai pannelli fotovoltaici, siccome erano reversibili, non pagavano le tasse di occupazione del suolo. Ma c'è. C'è un'attività industriale di produzione energetica, ma perché non devi pagare le tasse, si capisce? Capito? Pensate che roba, qualcuno ha alzato la mano e ha detto no, non va bene questa roba. Allora, corsi e ricorsi, la Cassazione ha detto no, perché i pannelli e i fotovoltaici sono ancorati al suolo, e io godevo, ancorati al suolo, allora sono a consumo di suolo, figlio mio. La Corte di Cassazione ha detto sono equiparabili a un immobile, equiparabili a un immobile perché è ancorato al suolo, perfetto. Quindi loro adesso dovranno pagare le tasse, come le pagano qualsiasi attività commerciale. Non si capisce perché questi fanno un sacco di soldi e non debbano pagare, e quegli altri che peraltro fanno un sacco di soldi e non hanno addetto. Perché quando il pannello, cioè, c'è uno che controlla ogni tanto, ma neanche per lavare i pannelli, ormai sono dei robot, neanche più le persone. Quindi è un'attività di produzione energetica a bassissima manodopera, quindi cioè, neanche dire abbiamo aumentato i posti di lavoro. Vabbè, torniamo sul consumo di suolo disastroso anche del Trentino, purtroppo questi sono alcuni dati, se li volete vedere, ovviamente il comune più cementificato è Trento, poi c'è Rovereto, poi c'è Perge Valsugana, poi Arco, poi Ala, poi Riva del Garda, anche questa zona dell'Alto Garda è un disastro, e continuano a voler avere cementificare tra vecchie case Liberty che diventano alberghi, che togli poi le impalcature e scopri che come fa. Ciclo via del Garda. Ciclo via del Garda, su cui credo che io ho perso il mio lavoro al ministero, ma lo rifarei mille volte, perché ero nella commissione, sono stato per 2 anni nella commissione che doveva approvare i progetti di ciclabilità nazionale, e insieme ad altri che non so cosa ci facessero lì, ma comunque vabbè, così l'unico progetto che io non ho firmato è esattamente quello del Garda, sdevarti, la vasta roba. A per il paesaggio, B per la pericolosità, C per i costi, ma cosa state facendo? E non ho firmato. E io, quindi mi hanno detto, non firmi? Ciao, non c'è problema, ciao, vado via, non è nessun problema, faccio professore universitario, faccio tante altre cose, non è nessun problema. Però tanto per intenderci, dopo n anni è venuto fuori che è un problema. Però gli altri che c'erano al tavolo hanno firmato, e io li so quali sono, infatti l'ho scritto anche sul giornale, ma vabbè. Poi ci sono questi qua, come vedete, il consumo di questo è il suolo consumato, è quello che è già cementificato dalla notte dei tempi, mentre il consumo di suolo, quindi quello che io ogni anno
cementifico, aggiungo, va bene, è questo, quindi Trento in un solo anno 17 ettari, che sono tantissimi, poi Pinzolo 3, Andalo 2, Riva del Garda 2, Nago Tondole 2, Novella 2, bla bla. E questo è quanto per ogni abitante, quindi Andalo per esempio in un solo anno ha aumentato di 19 metri quadri la cementificazione nel suo comune, per dire, no? E quindi se lo riallacciamo al costo del cemento, fate conto che noi abbiamo stimato nel rapporto che un ettaro cementificato, non svolgendo più tutti i servizi che svolge dal punto di vista ecologico, se dovessi finanziare io quei servizi dovrei buttarli dentro 80.000 euro all'anno, ok? Cioè tanto per intenderci. Quindi quando noi cementifichiamo, cioè il comune incassa gli oneri di urbanizzazione, il proprietario ovviamente da 1.000 si ritrova un valore che va a 10.000, ma la comunità ecologica, quindi in cui siamo dentro anche noi, ha solo da perderci, sia chiaro. Noi abbiamo stimato tra i 44 e gli 80.000 euro, lo trovate sul rapporto nazionale. Ok, questo è un po' addirittura il dettaglio dei singoli comuni, ma non credo ce ne siano... perché sono andato a vedere se c'erano questo qui, tra l'altro sono tutti dati che sono disponibili, quindi li abbiamo messi sul sito del BISPRA, quindi teoricamente uno può scaricarsi, anche un assessore per dire trentino può scaricarsi e vedersi e vedere per dire, no, non so, per dire, noi c'è una soglia di allarme a livello internazionale che dice che se la somma delle superfici urbane agricole supera il 15% della superficie totale del comune, sei in una situazione di non ritorno dal punto di vista degli effetti climatici. E fate conto che qua ci sono già anche in Trentino dei comuni che solo per la superficie urbanizzata, quindi in cui dentro non c'è anche la somma di quella agricola, già superano il 15%, sono Rovereto, questo qui 27, non so chi sia, l'Alvis, madonna mia, e poi c'è Trento 16, cioè già questi tre solo per l'urbanizzato ampiamente superano il 15%. Vabbè, mi sa che dobbiamo finire. Sì. Sì. E anche perché l'affettato si sa. Vabbè, potevo farvi vedere le piste da sci, ma non ve le faccio vedere. Potevo farvi vedere le piste da motocross sulle spiagge, ma non ve le faccio vedere. Potevo farvi vedere i concerti sulle spiagge, ma non ve li faccio vedere. La logistica, non me la faccio vedere. Le pubblicità delle auto elettriche super fighe, sostenibili nei boschi, non si capisce per quale motivo devono andare nei boschi, non ve le faccio vedere. La protesta della gente che dice non è mal tempo, è mal territorio, non ve la faccio vedere. Quelli che vogliono più alberi e parchi, meno dunque non lo vediamo. E che dobbiamo vedere? La speranza dove sta? Beh, sta sicuramente, non è una cosa stupida, ma come dicevamo all'inizio, nel dare voce in queste piccole o grandi occasioni. Sta in tutti gli insegnanti, Veronica. Ci sono. Perché è che sono qua l'insegnante qua? Solo Veronica. E certo che le scuole vogliono chiuderle, perché è solo Veronica. Ex. Tutti siamo ex, lascia fare. Siamo vabbè, lasciamo stare. Quindi c'è da fare questo, c'è da fare stop, non limitazione e cose varie, limitare il consumo di suolo, mitigazione, limitazione, riduzione, c'è tutto un vocabolario per fregare che è incredibile. Bisogna fermare e basta, bisogna lavorare alla depavimentazione, questo sarebbe molto interessante, ma non credo che né la Lombardia, sì, qualche soldino lo mette, ma giusto per fare un po' di greenwashing, farsi vedere lì, sì, che tutti vengono a farsi. Noi abbiamo il nostro sindaco che si fa sempre vedere con questa pala per piantare spiaggeri. La pala è sempre nuovo fiammante, diciamo, questa è la pala. Si vede che la pulisce con grandissima cura, perché lui è un signore, gli piace che la pala sia sempre pulita, pronta, luccicante, ma ogni giorno la usa. E vabbè, e quindi no, però credo che le azioni culturali siano molto importanti, bisogna anche molto incazzarsi, cioè se uno vede una roba del genere, questa è quella dell'alluvione a Firenze, e questa era l'immagine che il presidente della regione toscana ha lanciato sui social per dire aiutateci.
e io faccio sempre vedere quando l'ho visto, ho detto, ma com'è possibile? Però è possibile perché questo è un capannone in costruzione. Cioè mi stai facendo vedere l'immagine dell'alluvione col colpevole lì. Cioè, capisci? Cioè, ma cosa stai facendo? Però proprio perché probabilmente adesso non è che lui è cattivo, tutt'altro. È che non riconosce le cose. Cioè il problema è che potremmo concludere così purtroppo, ma non è perché non dobbiamo farci del male, noi dobbiamo imparare a riconoscere le cose e a farle capire agli altri. Cioè è chiaro che se tu mi impermeabilizzi l'acqua aumenta e hai più problema, quindi se mi vuoi dire che c'è un problema e mi chiedi dei soldi per aiutare le persone, non me lo devi fare con l'assassino davanti, cioè no? È evidente che no, a meno che non riconosci l'assassino dalla vittima. Vabbè, a memoria di Adriano ce l'avrete qua, no? Ecco, quindi questa mitica frase di Marguerite Yourcenar. Grazie. La cosa tra me e lei è di arrivare sono alle 8:30, però abbiamo visto che siete un po' scarsi e abbiamo finito prima. Volevo leggervi solo alcune parole del professore che mi hanno molto colpita. Siamo noi a dover mettere in pratica la generosità verso la natura, perché lei la pratica da sempre con noi, nonostante i pugni e i calci che noi le diamo. Amare il suolo e l'albero, non per interesse, è il tuffo da fare e di cui abbiamo paura, visto che ci siamo così allontanati dalla natura che ora, sotto di noi, c'è un abisso. Di conseguenza i tentativi che facciamo sono sempre maldestri, incompleti, sono compromessi, non in grado di risolvere le cose. Abbiamo invece bisogno di traghettare il nostro ingeneroso modo di vivere verso una visione profonda dell'ecologia, svincolata dall'ossessione per le utilità. Non si può essere ecologici solo per tornaconto. La cosa alla lunga non regge. Il tornaconto può funzionare oggi, ma domani farà ripiombare la natura e il suolo in zona ad alta pericolosità di estinzione. Forziamo le nostre passioni e la nostra generosità, tuteliamo il suolo in quanto suolo. Sono le convinzioni e le passioni che cambiano le cose, dipende da noi. Questo libro, secondo me, facciamo finta che lui non ci sia, è molto bello, nel senso che è appassionante e appassionato e spiega molto bene tante cose come in questa serata. E io vi consiglio veramente di leggerlo e di regalarlo, in modo che pian pianino, chissà, tante piccole goccioline di rugiada possano diventare qualcosa di più, almeno per aumentare la consapevolezza, perché come comunità dicevo, epistemiche dobbiamo diventare, si dice così, epistemiche vuol dire comunità che sono consapevoli, ecco. Non solo conoscono, ma la consapevolezza è quella roba che poi non te la togli più di dosso. E se vi capita di regalare questo libro anche ai vostri amministratori, ai vostri sindaci, ai vostri assessori, non sono soldi buttati forse, e se lo leggono magari qualche cosa fra un po' di anni cambierà anche a favore di chi è giovane e ha bisogno che noi facciamo qualcosa, perché diamo a loro sempre la responsabilità al futuro dei giovani. Se noi glielo distruggiamo il futuro non c'è. E quindi ringrazio molto il professore perché è stata una bellissima serata e la vostra pazienza e attenzione è stata veramente speciale, e quindi vi do appuntamento a un prossimo martedì che sarà il 2 di luglio, saremo a Stenico e anche quella sarà una bellissima occasione per ritrovarci. Grazie, adesso ci abbuffiamo a tutti.